Ben ritrovati ai Conti in Tasca, bentornati al nostro appuntamento settimanale con l'economia abruzzese. Oggi parleremo in modo specifico delle prospettive economiche della nostra regione da un punto di vista particolare, che è quello della FIRA, la finanziaria regionale abruzzese, che ha un ruolo centrale proprio per le politiche di sviluppo dell'economia abruzzese. Siamo in compagnia, il nostro ospite ve lo presento immediatamente, è il presidente della FIRA, Giacomo D'Ignazio. Bentornato, presidente. Buonasera, grazie per Dopo un l'invito. po' di tempo ci È ritroviamo passato un po' in di questi tempo, sì. studi, però è Grazie. sempre un piacere averti con noi. FIRA, insomma, che è sempre più centrale, come dicevo, nelle politiche di accompagnamento alle imprese, di sviluppo economico della regione Abruzzo. Lo dimostrano anche i dati dell'ultimo bilancio approvato, quello del 2023. Lo avete illustrato qualche giorno fa, non molti giorni fa. Ecco, quali sono, partiamo proprio dai numeri, quali possono essere gli elementi essenziali di questo bilancio? Allora, il dato fondamentale è che abbiamo fatto negli ultimi anni un percorso di risanamento della società sia dal punto di vista economico che dal punto di vista reputazionale. FIRA è tornata a essere una società importante al centro dell'economia abruzzese, si è riposizionata come riferimento sia per le imprese che per i professionisti. Nel contempo siamo riusciti a sistemare alcune cose del passato e siamo tornati ad approvare un bilancio inattivo. 52.000 euro circa di utile, 52.000 giusto? euro circa di utile, che ci permette comunque, iniziando dal piano industriale approvato l'anno scorso, comunque di guardare verso il futuro, sia per la valorizzazione del personale, sia per intraprendere altri percorsi di crescita, come ci permetterà anche di dare continuità e sostenibilità a FIRA come azienda, Come entità, come insomma, entità e come SPA. che è un po' quello che ha sottolineato anche, stiamo vedendo le immagini che si riferiscono proprio alla conferenza stampa che avete tenuto per illustrare i dati del bilancio, alla quale hanno partecipato anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il neo assessore alle attività produttive e lavoro, Tiziana Magnacca. Entrambi hanno sottolineato appunto quello che stavi dicendo. La solidità, insomma, anche ritrovata, la prospettiva ritrovata, no, di questa società, anche a seguito della fusione che c'era stata con Abruzzo Sviluppo. Cosa è emerso di positivo? Cosa è venuto di buono da questa fusione? Allora, è stata una razionalizzazione sia economica che strumentale, mettere insieme le due società che si occupano entrambi di sviluppo economico. È stata volontà del presidente Marsilio dare ancora più forza e centralità alle azioni che entrambe le società facevano, fondendole entrambi in una sola che diciamo per accorpamento dentro FIRA. Questo ci ha permesso di essere più credibili anche sia in termini reputazionali che in termini operativi, quindi abbiamo unito le risorse e per il futuro cercheremo di andare verso l'accreditamento come organismo intermedio. Vuol dire che FIRA diventerà ancora più braccio operativo nei confronti della Regione Abruzzo, andando a gestire dalla A alla Z le risorse sia regionali che nazionali che europee. Quindi ancora più di quanto già non faccia attualmente per alcuni, insomma, specifici finanziamenti, bandi, no, che Sì, vengono dati in gestione appunto a diciamo FIRA. che il nostro posizionamento, già ci siamo posizionati in parallelo ad alcune finanziarie regionali d'Italia. Cercheremo di fare lo stesso percorso che ha fatto in passato sia Finlombarda che Lazio Innova, quindi essere un vero strumento operativo sul territorio a 360 gradi. Allora, qualche altro numero dato che è emerso dal bilancio, anche se questi si riferiscono più ad un periodo di maggior respiro negli ultimi 3 anni, avete finanziato oltre 7.300 imprese e professionisti con un investimento complessivo di circa 110 milioni di euro, quindi insomma, come dire, risorse importanti immesse nel circuito economico abruzzese. Sì, nella conferenza stampa abbiamo voluto ribadire questi dati che vengono da un percorso che abbiamo fatto: 110 milioni di euro per 7.300 imprese e il grande lavoro che abbiamo fatto, andando a distribuire sul territorio risorse dal microcredito, Restart Fare Impresa,
piccolo prestito, fondi che riguardano sia il caro energia, sia l'emergenza Covid, sono tutte attività che gli uffici, dalla misura più piccola alla misura più grande, comunque ha distribuito sul territorio, sia come fondo perduto, sia come agevolazione, sia come strumenti finanziari. Ho voluto rimarcare, diciamo, questi numeri per far capire anche alla collettività e al tessuto, sia al socio che alle imprese che comunque hanno a che fare con noi, l'importanza e la grande attività, il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Ecco, hai citato già qualche misura specifica, ne sono state messe in campo davvero tante. Quali potrebbero essere, insomma, quelle più importanti, quelle che hanno avuto un impatto anche più, ecco, più importante nel finanziare appunto le attività economiche abruzzesi? Allora, ha avuto grande successo Restart Fare Impresa all'interno del cratere sismico 2009. Devo dire che l'anno scorso l'abbiamo pubblicato l'avviso e nel giro di pochissimo tempo abbiamo sia approvato le gradatorie che erogato le risorse. Ha permesso la nascita di tantissime imprese, ci ha permesso di finanziare tantissime attività, abbinando sia il fondo perduto che lo strumento finanziario. Io mi auspico che di rireplicare questa formula, questa misura anche su tutto l'Abruzzo e non solo sul cratere sismico 2009, perché ha avuto grande successo e c'è stato un riscontro operativo abbastanza fattivo sul territorio. Ecco, questo mi dà spunto anche, insomma, per ricordare anche da dove veniamo, cioè nel senso, questa è una regione che ha subito anche dei colpi grossi, importanti, purtroppo molto dolorosi, i terremoti, citavi il 2009, poi c'è stato anche quello successivo, nel 2016 e 2017, anche le attività ad esempio attualmente del commissario per la ricostruzione, comunque con le azioni a sostegno dell'economia, il Next Appennino, insomma hanno dato e stanno dando molte risorse a questo territorio. C'è una effettiva ripresa, cioè tu noti effettivamente una ripartenza, una resilienza e un rilancio del tessuto economico della nostra regione? Allora, l'Abruzzo sta rispondendo bene, anche quando, confrontandomi anche con le altre regioni, con gli altri presidenti di regione, delle finanziarie regionali, noto che l'Abruzzo sta rispondendo bene, il tessuto sociale, il tessuto imprenditoriale risponde ed è molto dinamico. Mi confronto tutti i giorni con le associazioni di categoria, con professionisti e imprenditori, e quindi c'è tanta richiesta anche di strumenti e sostegno per poter ampliare le attività, per poter anche concorrere con il resto dell'Italia, diciamo, in termini imprenditoriali. E a proposito anche proprio di partnership con gli altri territori, le altre regioni, la FIRA ha stretto proprio un patto per il centro, così è stato definito, proprio insieme alle altre finanziarie regionali di Lazio, Umbria e Marche. Cosa è finalizzato? Allora, è un accordo siglato all'incirca un mese fa, c'erano già delle interlocuzioni con queste regioni per cercare di portare avanti anche degli strumenti finanziari insieme a loro, tanto che l'anno scorso cerchiamo di cantierare anche un basket bond insieme alle Marche e insieme all'Umbria. Interlocuzioni che ci sono state, ci siamo sentiti e abbiamo deciso comunque di scambiarci le buone prassi e mettere in campo, volendo, strumenti finanziari in sinergia. Quindi l'accordo che abbiamo fatto un mese fa è finalizzato a cercare di collaborare, fare sinergia tra le finanziarie regionali e, nel caso, oltre che allo scambio di buone prassi, cercare di strutturare degli strumenti finanziari, delle sinergie che possono dare più forza al territorio. E poi un altro accordo che è stato sottoscritto, questa volta con l'ANCI, giusto, se non sbaglio, sempre qualche giorno fa, quindi sempre per dimostrare come FIRA si apre anche ad un livello extraterritoriale in un certo senso. E in questo caso qual è l'obiettivo? Allora, noi come finanziaria regionale facciamo parte di un'associazione nazionale di finanziaria regionale che si chiama ANFIR, e quindi già eravamo, oltre l'accordo del Centro Italia, già eravamo in sinergia con tutte le altre finanziarie regionali. Stando in questa piattaforma abbiamo interagito anche con l'ANCI nazionale, e siccome l'ANCI nazionale, a livello di misure che loro replicano sul territorio, hanno in cantiere e hanno nella loro programmazione favorire l'imprenditoria giovanile,
Ci siamo sentiti, abbiamo deciso, siccome avevano bisogno anche di esperienze, avevano bisogno anche magari di una guida per poter mettere sul campo strumenti finanziari, abbiamo fatto questo protocollo d'intesa che ci permette di collaborare con loro e loro collaborare con noi per poter ridistribuire sul territorio le risorse che loro hanno a favore dei giovani e delle imprese. A seguito di questo accordo, sempre nel replicare le buone prassi, abbiamo deciso anche di replicare questa convenzione in termini nazionali, come capofila, diciamo, la Regione Abruzzo, come capofila la finanziaria regionale, unitamente all'ANFIR, quindi lo stesso protocollo che noi abbiamo firmato con l'ANCI nazionale, l'Associazione Nazionale delle Finanzierie Regionali andrà a siglare nelle prossime settimane con l'ANCI. Allora, quindi è un doppio filone, siamo stati anche l'esempio per aprire delle sinergie nazionali. Chiarissimo. Sempre nell'occasione di quella conferenza stampa, quando avete presentato i dati del bilancio, mi è parso di cogliere, insomma, anche dalle tue dichiarazioni, quello che hai dichiarato in quell'occasione, come ci sia una volontà da parte di FIRA di essere sempre più, come dire, un interlocutore diretto con le aziende, con il tessuto imprenditoriale del territorio, anche per poi poter rispondere in maniera più puntuale e più precisa a quelle che sono le esigenze che vengono rappresentate. Ecco, oggi quali dovrebbero essere appunto le azioni più importanti, no? Proprio per dare le risposte maggiormente utili, immediate alle imprese del territorio? Allora, la prima azione che abbiamo fatto quando ci siamo insediati, mi sono insediato oramai qualche anno fa, FIRA, oltre che a dare servizi, diciamo, alla Regione Abruzzo, era in termini reputazionali era leggermente scollegata dal mondo produttivo in termini di relazioni. Sì. E quindi la prima cosa che ho voluto fare, diciamo, in passato è riaprirla anche in termini di collaborazione fattiva nei confronti delle imprese, tanto che decisi di aprire uno sportello di assistenza alle imprese per l'orientamento verso gli strumenti finanziari, verso le risorse che sia FIRA che la Regione Abruzzo che l'Italia dava alle imprese, come decidemmo di fare un vero portale a servizio di tutti a livello informativo per poter divulgare le opportunità che vengono, diciamo, dal mondo. Sì. E questo è stato il primo passaggio che abbiamo fatto per cercare un pochettino di rimetterci al centro sia delle discussioni che a livello di per cercare di tornare ad essere un punto di riferimento. Certo, sì. Ad oggi invece quello che stiamo facendo anche insieme, unitamente all'assessore Magnacca e al presidente Marsilio, stiamo cercando di avere anche un ruolo propositivo nei confronti delle scelte che la Regione Abruzzo va a fare in termini di scelte strategiche sulle misure da attuare sul territorio, e quindi ci interfacciamo costantemente sia con i dirigenti, i direttori, gli organi politici per cercare di sagomare gli strumenti migliori a sostegno delle imprese. Uno dei temi ovviamente principali, di fatto ne abbiamo già parlato, però vorrei approfondirlo, è più importanti, più sentiti proprio dalle attività imprenditoriali, è quello dell'accesso al credito, insomma, delle fonti di finanziamento, e FIRA è appunto a questo come obiettivo, uno degli obiettivi principali, no? Quali sono stati dei risultati principali da questo punto di vista? Quali sono anche attualmente ancora, no, gli strumenti che mettete a disposizione e che sono attualmente disponibili per Le aziende? Noi lo strumento che oramai abbiamo da tantissimo tempo è il fondo di garanzia che le imprese possono sfruttare per il tramite dei GoFidi, che è sempre a disposizione, e quindi qualsiasi azienda ha bisogno di accedere al credito e avere delle facilitazioni può recarsi nei GoFidi e accedere al nostro fondo di garanzia. Questo strumento è sempre attivo, si chiama Legge 10, è la legge 10 regionale, che dà modo di avere liquidità per il tramite anche degli istituti di credito. Ad oggi stiamo cantierando misure nuove, a breve usciremo con il voucher per l'abbattimento dei tassi di interesse, e quindi praticamente chi usufruirà di un prestito dalla pubblicazione del bando in poi avrà un voucher che gli permetterà di abbattere il costo del tasso di interesse. Questa è una misura abbastanza richiesta e sentita, perché comunque sia a seguito anche dell'innalzamento dei tassi di interesse permetterà di andare a calmierare il costo dei finanziamenti, certo, degli strumenti finanziari. Assolutamente.
Poi ci sono stati anche esempi tra i vari bandi, tra le varie misure che avete portato avanti, di investimenti anche diretti che avete fatto per incentivare insomma, le attività delle imprese, no? Allora, anche questo è stato insomma un'attività importante che avete svolto. Diciamo che negli anni Fiera è stata anche fautore di un venture capital che ha permesso di finanziare, di capitalizzare tantissime imprese. La settimana scorsa abbiamo fatto anche un exit importante di una società che si chiama Apio, che è nata grazie a noi, grazie all'incubazione fatta in passato da Fira, e questa società, diciamo, la settimana scorsa ha riacquistato le quote che erano in nostro possesso e diciamo che dalla settimana scorsa ha deciso di volare da sola, camminare sulle sue gambe. Camminare sulle sue gambe, ed è stato, diciamo, che tra quelle aziende di successo che sono nate per il tramite del Venture Capital. Venture Capital che io sinceramente vorrei anche riproporre per il futuro, e spero di poterlo fare unitamente all'assessore Magnacca. Quindi, insomma, è uno strumento in cui credo, perché comunque sia è uno strumento finanziario diverso rispetto al semplice prestito, al semplice fondo perduto. È uno strumento che permette comunque di stimolare l'autoimprenditorialità molto di più. E di dare perché in una prima fase prevede anche proprio una partecipazione diretta, sì, anche nelle attività, prevede una partecipazione diretta, un affiancamento e anche, diciamo, il vedersi accreditare nei confronti di clienti e fornitori esterni avendo un socio che, tra parentesi, siamo noi, ma è la regione Abruzzo, esatto, diciamo. Un socio pubblico, sì, fondamentalmente, pubblico. Certamente. Non meno importante è stata per Fira tutta una serie di azioni, attività di valorizzazione del territorio, e penso ad esempio in primis, ovviamente parliamo di valorizzazione da un punto di vista soprattutto turistico, penso in primis ai grandi eventi sportivi, il Giro d'Italia ad esempio, che ormai è una tappa fissa in Abruzzo. L'anno scorso c'è stata la grande partenza e quest'anno altre tappe importanti. Ecco, voi siete stati direttamente coinvolti proprio nell'organizzazione di questa manifestazione e anche gli altri. Diciamo, immagino, che il presidente Marsiglia crede fortemente nella valorizzazione del territorio per il tramite di eventi sportivi e anche culturali, tanto che l'anno scorso siamo stati, diciamo, tra gli organizzatori della grande partenza del Giro d'Italia, e quest'anno abbiamo replicato ulteriormente replicato con l'organizzazione. L'anno scorso ci ha permesso di avere una grandissima visibilità come Regione Abruzzo a livello internazionale, e i risultati si sono visti nell'anno stesso e anche quest'anno, perché c'è stata una risposta enorme sul traffico turistico soprattutto nella costa di Trabocchi, che ha avuto una visibilità enorme. Diciamo che questa esperienza, confrontandomi anche sempre con le altre regioni, è stata ripresa, tanto che l'onorevole Pella, che sarebbe il presidente della Lega per il ciclismo professionistico, mi ha chiesto di proporre questa buona prassi, questa collaborazione, di proporla anche alle altre finanziarie regionali, come per poter far essere le finanziarie regionali uno strumento operativo tra la regione e il territorio nell'organizzazione degli eventi sportivi. Questo, insomma, sempre per confermare quanto stavamo dicendo, insomma, che Fira, diciamo, sta evolvendo sempre in qualcosa di nuovo, di diverso rispetto al core business iniziale. Diciamo che nel nostro oggetto sociale, dopo la fusione, abbiamo inserito anche il marketing territoriale, e quindi comunque sia cerchiamo di attuare tutte le strategie per lo sviluppo economico. Nello sviluppo economico ci sono anche le attività sportive, culturali. Perché l'Abruzzo, diciamo, continua ovviamente a puntare sempre molto per il proprio sviluppo, per la propria crescita economica, anche sul turismo, quindi sì, è un asset importantissimo questo. Sì. Però per tornare e per ricollegarci al discorso dello sport, altra novità in cui siete stati chiamati in causa, non so quanto, diciamo, in maniera attesa o inattesa, perché comunque di soluzioni lì se ne erano tentate molte senza esito purtroppo, nella vicenda delle Naiadi, impianto ovviamente sportivo natatorio più importante d'Abruzzo a Pescara, che grazie a Fira ha riaperto dopo un lungo periodo di chiusura. Diciamo che l'anno scorso c'è stata una revoca sull'affidamento della gestione, la Regione Abruzzo si è ritrovata con l'impianto di nuovo in chiusura. Ci siamo sentiti con il presidente Marsiglio e ci siamo detti cerchiamo di riaprire le Naiadi direttamente.
e ci siamo, diciamo, sobbarcati questo onere, diciamo, abbastanza missione abbastanza difficile, però ci siamo riusciti e siamo riusciti a riconsegnare, diciamo, la struttura delle Naiadi dopo lavori, dopo alcuni lavori, alcune interventi di messa in sicurezza e di adeguamento, abbiamo rimesso la struttura a disposizione delle associazioni sportive che sono rientrate all'interno della struttura per la pallanuoto, per il nuoto libero, per il nuoto agonistico e tutte le attività collaterali. Diciamo che la nostra è una gestione provvisoria per poter poi farla tornare comunque sia in una gestione autonoma, anche per l'intermezzo regionale. Abbiamo riaperto il pala pallanuoto, la piscina olimpionica, stiamo intervenendo anche per riaprire le altre tre piscine, che comunque la struttura è abbastanza... Centro davvero importante. È una struttura abbastanza grande, importante, come all'interno ci sono anche palestre, centri fitness e altri tipi di attività. Certamente è un'avventura che ci siamo caricati, diciamo che è un dispendio di energia abbastanza importante, però l'importante è dare servizi al territorio e abbiamo cercare di risolvere, insomma, diciamo, con orgoglio ridato la struttura alla città. Assolutamente. A proposito di aiuto, sostegno e tentativi di risolvere dei problemi, non dimentichiamo anche quanto è stato fatto per il comparto agricolo, per l'agricoltura, che ha vissuto un anno, quello passato, molto molto complicato, in particolare il settore vitivinicolo col problema della peronospora, quindi la grossa perdita di raccolto e di fatturato, ovviamente. Lì la regione è intervenuta anche tramite FIRA, no? Giusto, per gestire La regione è intervenuta per il tramite di FIRA e abbiamo strutturato una replica del piccolo prestito, abbiamo fatto il piccolo prestito agrario e le settimane scorse abbiamo erogato queste risorse, diciamo, questi prestiti alle aziende agricole che ne avevano fatto richiesta. E anche lì abbiamo aperto, diciamo, le attività di FIRA verso un altro mondo che fino a qualche anno fa FIRA non aveva, e quindi da un anno collaboriamo anche con il settore agricoltura sugli strumenti finanziari che saranno anche il core business della futura FIRA, perché comunque sì, usciremo insieme alle risorse destinate sull'agricoltura con strumenti finanziari dedicati, e quindi il Dipartimento Agricoltura, guidato dall'assessore e vicepresidente Emanuele Imprudente, metterà a disposizione un fondo rotativo per finanziare strumenti finanziari a servizio delle imprese agricole. Quindi, le imprese del comparto del mondo agricolo potranno trovare nella FIRA un importante interlocutore. Cerchiamo negli ultimi minuti che abbiamo di proiettarci un po' al futuro. L'Abruzzo negli ultimi tempi, secondo i dati, secondo i report anche dell'Istat o di altre istituzioni, agenzie ed enti, mostra dei segnali comunque positivi sul piano economico. Abbiamo visto i giorni scorsi, relativamente all'anno passato, al 2023, una buona crescita del PIL, anche superiore a quella del resto del Mezzogiorno e superiore a quella della media nazionale. Buoni numeri, buoni dati anche sul fronte dell'occupazione e del lavoro. Come si può consolidare questo trend per non fare in modo, appunto, che siano magari soltanto degli episodi in un certo senso? Quali dovrebbero essere le linee d'azione, anche le attività magari su cui puntare per proseguire su questo trend? Allora, per quanto riguarda lo sviluppo economico che può attuare la regione Abruzzo, noi stiamo già lavorando e stiamo cercando di attuare, di mettere sul territorio la maggior parte delle risorse, tanto che cercheremo di uscire a breve con il microcredito, il voucher per l'abbattimento dei tassi di interesse, e andremo a proporre ulteriori strumenti finanziari. Quello che secondo me, oltre che l'attività regionale, quello che secondo me, di cui secondo me la regione Abruzzo ha bisogno, è di puntare sulle infrastrutture, sia dal punto di vista della viabilità che dal punto di vista dell'informatica, della digitalizzazione, sia dal punto di vista quelle infrastrutture a supporto anche dell'agricoltura. Quindi comunque sia ci dobbiamo collegare meglio verso l'esterno. Che adesso nel periodo estivo la A14 è stata liberata dai cantieri, certo, però purtroppo durante tutto l'arco dell'anno comunque rimane un imbuto abbastanza importante.
come il collegamento verso Roma potrebbe essere magari collegato con più forza e renderci un po' più operativi verso anche gli aeroporti, verso gli altri mezzi di comunicazione che ogni tanto ci isolano leggermente rispetto alle altre regioni. Accennavi anche poco fa le infrastrutture digitali, tecnologiche, insomma durante questa esperienza da presidente della Fiera tu hai puntato molto sull'innovazione, sì. Proponendo anche insomma delle attività, degli strumenti che potessero essere utili proprio per cercare di accompagnare le aziende verso una maggiore digitalizzazione, che è un po', diciamo, non più ormai il futuro, ma quanto è già il presente abbondantemente nell'attività e nella gestione delle imprese. Da questo punto di vista, secondo te qual è la situazione? Cioè c'è ancora molto da lavorare o ci sono comunque già delle esperienze? Ma ci sono tantissime esperienze, ci sono tantissime esperienze di privati che comunque non sembra, ma comunque dal punto di vista tecnologico si sono portati avanti. Secondo me la tecnologia deve entrare molto di più nella pubblica amministrazione, diciamo in tutte quelle infrastrutture pubbliche. Autonomamente i privati comunque viaggiano ad una velocità e quindi comunque cercano autonomamente di andare avanti. Noi unitamente anche a Confindustria siamo soci di un consorzio diciamo per lo sviluppo della digitalizzazione Abruzzo 4.0, sì. Comunque sì, abbiamo partecipato a bandi per poter intercettare anche delle risorse a favore delle imprese e quindi ci siamo posti come facilitatori tra i fondi europei e le risorse da portare sul territorio. Perché appunto, tra l'altro mi viene da pensare che viviamo, credo, insomma, una fase, un'epoca in cui probabilmente le risorse non mancano affatto, cioè ci sono davvero tanti canali di finanziamento, opportunità dall'Europa in giù in un certo senso, e forse per le aziende diventa fondamentale avere proprio delle strutture come la Fiera o come anche altre che possano accompagnarle, aiutarle e facilitare questo lavoro di intercettare proprio queste risorse per sfruttarle al meglio. Diciamo strutture pubbliche dinamiche magari nell'affiancare le imprese danno anche più credibilità per il reperimento delle risorse, intanto che il nostro obiettivo è stato anche quello, affiancandoci anche a Confindustria, sì. Perché comunque sia, come si dice, l'unione fa la forza e anche un partner privato dà più credibilità anche nei confronti di finanziatori extra Italia, diciamo, e quindi per questo comunque sia siamo sempre attivi nel collaborare con le imprese anche dal punto di vista di partnership tra pubblico e privato. Il nostro obiettivo è comunque cercare in tutti i modi di far arrivare più risorse possibile verso il settore privato, verso il settore che si occupa di sviluppo economico. Per cercare, insomma, diciamo, di consolidare questi trend positivi che comunque sembrano coinvolgere anche l'Abruzzo. Allora, un'ultima domanda prima di salutarci, per chiudere proprio a conclusione. C'è un obiettivo tra i tanti di cui abbiamo parlato che ritieni essere il principale, che tu ti poni come il principale per i prossimi mesi, insomma, diciamo, no? Della tanti, Fiera. Allora, tanti obiettivi li abbiamo raggiunti, il prossimo obiettivo è certificare, qualificare Fiera come organismi intermedi e quindi diciamo essere autonomi al 100% e molto più operativi rispetto all'operatività che abbiamo oggi, e quello ci permetterà comunque sia di essere più dinamici ed andare a accorciare quel tempo che passa tra il reperimento delle risorse e la messa a terra delle risorse sul territorio. Quindi essere in organismi intermedi ci permetterà di essere molto più operativi rispetto all'operatività che abbiamo oggi. Bene, allora, sperando, ma credo di sì, di aver raccontato al meglio, insomma, un anno di lavoro della Fiera, attività che vengono, insomma, da lontano, che stanno continuando ad essere operative e appunto soprattutto quali sono gli scenari futuri, non mi resta che ringraziare Giacomo D'Ignazio grazie per essere stato nostro ospite in questa puntata dei Conti in Tasca, che non è ancora l'ultima ci sarà la prossima settimana, quindi vi do ancora appuntamento come sempre al prossimo incontro televisivo qui con i Conti in Tasca, come sempre appunto, come detto, la prossima settimana. Grazie di nuovo per essere stati con noi e buon proseguimento.